ruba la pensione in manette, si intrufola nell'abitazione di una donna di San Protaso e le porta via i soldi. Arrestato al campo nomadi di Saliceto dai carabinieri, un 42enne. Un'anziana è stata truffata a San Protaso. Oncologia, il modello Piacenza, pubblicato sull'Oncologist, rivista medica di livello internazionale, uno studio effettuato dal team del reparto piacentino diretto da Luigi Cavanna. Tornitori, la domanda supera l'offerta. Il mestiere è in salute, secondo gli esperti di Randstad, che anche quest'anno ha organizzato il campionato nazionale con prove di abilità. Nero al Roma Fiction Fest. Domani la proiezione della serie noir piacentina lanciata da Telelibertà. Il regista Giuseppe Piva dedica questo successo alla memoria dell'editrice Enrica Prati. LPR, terzo stop di fila, classifica che già piange dopo 4 giornate di campionato. Ieri per i biancorossi è arrivata una secca sconfitta a Trento.